Le notizie del TG Ora. È stata sgominata dai carabinieri a Tersigno e San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un'associazione a delinquere dedita alla produzione di documenti falsi destinati a cittadini cinesi in cambio di beni o altre utilità. In azione sono entrati i militari della compagnia di Torre Annunziata, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale procura nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al falso ideologico. 7 degli 8 indagati sono stati arrestati e posti ai domiciliari, tra loro anche alcuni amministratori locali. 9 persone sono state arrestate dalla polizia nel corso di un blitz antidroga a Scampia, popolare quartiere periferico di Napoli. Gli agenti del commissariato di Scampia sono stati impegnati infatti questa mattina all'alba in una vasta operazione ribattezzata Oasi. Ad emettere gli arresti sono stati il GIP presso il Tribunale Ordinario di Napoli e quello presso il Tribunale per i Minori, su richiesta delle rispettive procure, al termine di un'indagine sullo spaccio di droga di ogni genere, in particolare eroina e cocaina. Nei mesi di indagini sono stati già arrestati vari spacciatori e sono stati sequestrati notevoli quantitativi di stupefacenti. I destinatari dei provvedimenti risultano alla polizia collegati al gruppo criminale degli scissionisti attivo a Scampia e Secondigliano e per conto del clan gestivano l'attività di spaccio di stupefacenti. Prezioso l'utilizzo di presidi tecnologici, microspie e telecamere nascoste che hanno permesso alla polizia di accertare le responsabilità degli indagati nell'attività di spaccio, in particolare in via Ghisleri l'8R, noto come Oasi del Buon Pastore, consentendo per ognuno di individuare altresì il ruolo e le funzioni di un sistema criminale consolidatosi nel tempo. Il centro operativo DIA di Napoli ha dato esecuzione al provvedimento di confisca dei beni e di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni e 6 mesi nei confronti di Luigi Corvino, geometra 49enne, ex consigliere comunale di Casal di Principe, candidato per le elezioni comunali del 2007 nelle file di Forza Italia e eletto con 531 preferenze. Sotto sequestro a Caserta e provincia, a Minturno, provincia di Latina e a Milano, sono finite 3 società, 10 immobili tra appartamenti e terreni, 2 autoveicoli e 19 rapporti finanziari per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Corvino in passato è stato tratto in arresto dalla DIA in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, che ha visto coinvolti altri 56 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo camorristico, estorsione, turbativa delle operazioni di voto mediante corruzioni o concussione elettorale, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, riciclaggio e reimpiego di capitali di illecita provenienza ed altro, reati tutti aggravati dalla finalità di aver agevolato il clan dei Casalesi. Nell'ambito delle iniziative operative programmate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, finalizzate a tutelare il corretto funzionamento del mercato dei beni e dei servizi rispetto a condotte illecite di immissione in commercio di prodotti non sicuri, nonché di corretta indicazione di origine delle merci, i finanzieri del Nucleo Mobile e della Compagnia di Benevento hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale gestito da una cittadina di origine cinese nel comune di Benevento. All'interno sono stati rinvenuti e sequestrati prodotti cinesi privi delle caratteristiche tecniche di sicurezza. C'è un nuovo nome nel registro dei medici iscritti nell'inchiesta sulla morte di Francesca Napoletano, la 42enne di Bagnoli, morta in ospedale in circostanze ancora tutte da chiarire. Salgono quindi a 6 medici chiamati a fornire la propria versione dei fatti e ricostruire ciò che accadde dal ricovero della donna nel primo pomeriggio del 7 marzo al trasferimento d'urgenza che si rese necessario nella notte tra l'8 e il 9 marzo scorso, quando le condizioni di Francesca si aggravarono e ci si imbatté nella ricerca disperata di una sala operatoria disponibile fra i vari ospedali cittadini di Napoli. Si tratta di 6 medici dell'ospedale San Paolo. E ancora disagi per i cittadini di Napoli e dintorni a causa di uno sciopero del personale di Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana di 48 ore venerdì 18 marzo. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dalle sigle sindacali OS, Orsa e CISAL e non sarà garantito il servizio negli orari pomeridiani. I dipendenti EAV incroceranno le braccia dalle 17.40 alle 21.40. Il servizio, fa sapere l'azienda di trasporti, potrà subire ritardi, limitazioni o soppressioni nelle ore indicate. Tuttavia, prima dell'inizio dello sciopero previsto, ci saranno alcune partenze garantite per Cumana Circumflegrea. Per tutti i dettagli e per gli orari potete consultare il nostro sito www.telecaprinews.it. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG Ora.